momento di ritardo, anche perché le persone continuavano a pervenire, quindi siamo stati anche contenti. Cari colleghi accademici, gentili signore e signori, buon pomeriggio. Come vedono, non sono il presidente Gaetano Tiene, a differenza di quanto era previsto dall'invito e dal programma. Il dottor Tiene è a Roma e mi si è dichiarato dispiaciuto di non poter essere presente. Saranno dispiaciuti anche loro di non essere accolti dal presidente, e lo sono anch'io, ma forse un po' meno, perché da questa avventura ho la possibilità di dire due parole su Gianni Piero Pan, che ho avuto la fortuna di conoscere e di frequentare, seppure per poco tempo, e su questo incontro odierno, pomeridiano, in questo bel pomeriggio di sole di ottobre. Saluto tutti i presenti, quelli che conosco e quelli che non conosco, e godo della loro presenza, che esprime il gradimento dell'iniziativa promossa dall'Accademia. In particolare saluto Alberto Chiaropan, che poi ci parlerà, e Ferruccio Brunello, il figlio di Franco Brunello, l'autore dei disegni che accompagnano, corredano e fanno parlare ancora di più il volume di Gianni Due Soldi di Alpinismo. Mentre ieri sera pensavo a questa tornata, mi si è affacciato, vorrei dire mi si è imposto nella mente, un aggettivo tanto semplice quanto completo: bella. Bella questa tornata. Bella perché manifesta gratitudine e vorrei dire ammirazione per una persona cara e preziosa di cui sentiamo ancora oggi la mancanza. Bella perché vede unite l'Accademia e l'amministrazione comunale, ce ne parlerà poi il dottor Passarin, che ha espresso fin dall'inizio sensibilità e concreto appoggio all'iniziativa accademica di onorare Gianni. Bella perché permette di risentire la sua voce, diciamo, attraverso il volume che è stato ristampato e che verrà poi distribuito, donato ai presenti. Molti di loro lo conoscono, è un volume, diciamo, autobiografico che coniuga sorriso e lacrima, sapienza e leggerezza, garbata ironia e grave serietà. Sullo sfondo di montagne raggiunte con gli amici attraverso mediante biciclette rozze, sgangherate e monumentali, e ascese queste montagne con scarpe grosse e spesso strette. Abbiano la pazienza di sentire un paio di passi che mi do l'autorizzazione di comunicare a voi. Il primo di carattere proprio, direi, intimo, serio, tenero, e Gianni non era incline a far vedere i propri sentimenti. Ma sentano questo passo. Il fuoco stentava quella sera. Chissà, forse era a causa della linea troppo timida. Tacevamo tutti assorti a guardarlo. Di un tratto la mamma si rigidì, l'attizzatoio brandito, il volto teso, poi girato di scatto verso la porta. Nel vasto androne su cui si aprivano le abitazioni ritornava un passo pesante, cadenzato, mai sentito uguale. Non era certo quello della regina o dell'angela, tutte donne che ci stavano. L'unico uomo, dicevano, che ero io. Poi due colpi forti e decisi rimbalzarono sulla porta. La mamma mollò tutto, balzò all'uscio, lo socchiuse e ristette immobile, come di sasso, davanti ad un uomo vestito come tanti di quelli che incontravamo per strada
o quando sembravano di passare i treni vicino ai cavalcavia. E spesso questi ultimi ne erano carichi, i treni, di uomini vestiti a quel modo, tutti uguali. Passò un momento lunghissimo, quindi l'uomo si mosse e si abbracciarono stretti, senza pronunziare parola. La sua barbaccia nera sul viso bianco della mamma, un coso lungo che gli pendeva da una spalla, a malapena trattenuto da un fagotto che gli faceva gobba sulla schiena. Una mano sul focolare e l'altra per metà o forse più ficcata in bocca, io lo guardavo. E che mai altro avrei dovuto fare? Quando si sciolsero, e ce ne volle, la mamma mi pigliò in braccio e pretese che dessi un bacio a quell'uomo, ma la barba mi faceva ribrezzo, solo a sfiorarla pungeva peggio che le calze di lana. E quello strano cappello, così duro e freddo? No, niente baci. Mi ritrassi un po' infastidito dietro la spalla della mamma, recinsi forte il collo e di lì sopportai il buono, non potei farne a meno. I suoi occhi mi parvero umidi, forse piangeva. Lui però non insistette. Si sbarazzò di un po' di cose, le poggiò al muro presso la porta e sedette. La mamma diede una pacca decisa al fuoco che finalmente ripigliò fiato. Poi accese il lume, sempre con me in braccio, c'era abituata. Infine mi depose, senza altre storie, sulle ginocchia dell'uomo. Finì per trovarmici bene. Così conobbi mio padre. Direi che anche da un punto di vista letterario sono pagine che lasciano il segno. Un'altra semplicissima lettura tratta da un'avventura, quasi una sorta di scommessa. Gianni e i suoi amici scommettono che forse è possibile, partendo da Vicenza, salire sul Vesuvio nell'arco di mezza giornata. E si chiedono, insomma, è se o no possibile salire al Vesuvio, quindi scenderne ed infine rientrare in città nel giro di mezza giornata? Secondo alcuni no, secondo altri sì, a patto però che come itinerario si battesse quello più breve, tanto dal punto di vista ciclistico, ecco le biciclette di avvicinamento alla montagna, no? Che da quello alpinistico, quindi il Schio, il Piano delle Fugazze e poi la Val Canale. Chi conosce sa che la Val Canale è alquanto verde e ripida. Salire per la Val Canale, dice Gianni ai suoi amici per convincerli, è come andare a Monteverico il giorno dei Otto. È buono chiunque, basta dare qualche spintone in più, affacciarsi alla porta della Basilica, dire un pater Ave e Gloria ed è fatta. Questo è Gianni Pierpaolo. Io lo definirei un uomo generoso, laborioso, schietto, saggio, dall'animo puro e quasi perennemente infantile. Soprattutto però un uomo libero, profondamente libero, di una razza che purtroppo appare andare estinguendosi. Gianni Pierpaolo, che così tanto ha dato al
bisogna avere il sentimento, ed è per me, credo per tutti noi, insomma, un grande piacere oggi di trovarci qui a 20 anni Covid, a 20 anni dalla morte, e consegnare alla città, al pubblico, era stato esaurito, una pubblicazione che è stata pubblicata 50 anni fa, e quindi ristampare dopo 50 anni un volume così straordinariamente intenso come le soglie del turismo è stato veramente, fatta la collaborazione tra il Comune e l'Accademia Olimpica, però tutto nasce dall'idea dell'Accademia Olimpica, veramente una nota di merito alla quale il Comune di Vicenza e il Museo del Risorgimento da apporto all'Accademia in questa sua volontà di ricordare personaggi che hanno fatto la storia di Vicenza e continuano a farla. Io da qualche tempo frequento molto meno, e anche per me è un gradito ritorno al Museo del Risorgimento, che da qualche tempo dicevo frequento molto meno, però alle continue richieste di consultazioni, di poter avere a disposizione documentazione in modo particolare della prima guerra mondiale, il riferimento principale è sempre Gianni Piero Fanno. Devo dire, qui ci sono storici importanti, anche a livello nazionale, sono Francesco Paolo Cozzano, però tutti quelli che sono venuti dopo Gianni Piero Fanno sono riusciti ad avere quell'intensità e soprattutto quella conoscenza del territorio che per lui era una passione. Pensate, rileggevo ieri, lui comincia i primi schizzi, poi ho portato un po' di documentazione, i primi schizzi della montagna vicentina comincia a segnare nei suoi taccuini nel 1934, quando nessuno pensava di avvicinarsi alla montagna a studiare la storia, riportando nei diari, se non appunto, mi ricordo dei soldati della prima guerra mondiale che scrivevano delle altre cose, impressioni sulla montagna, sulla morfologia della montagna, su come poteva essere accaduto un determinato evento bellico a 2000 metri con tanta neve eccetera eccetera. Quindi Piero Pan è stato una persona che ha profondamente inciso dal punto di vista storico e dal punto di vista alpinistico nella nostra città, e ha profondamente inciso nella storia del Museo del Risorgimento, perché io credo che se noi oggi siamo qui, se io sono stato qui per oltre 30 anni e lo sarò ancora per qualche tempo, tanto debba essere riconosciuto a Gianni Piero Pan. Guardate, nel mio ufficio è appesa da sempre, e poi alla fine questo ricordo straordinario di quando lui veniva negli anni 70 al Museo del Risorgimento a consultare la raccolta Vaccari, che ha ordinato pezzo per pezzo l'archivio, la pubblicazione dell'archivio della raccolta Vaccari è stata fatta grazie agli studi e grazie all'ordinamento, sono centinaia, migliaia di pezzi, di documenti, di libri, grazie al lavoro intenso, spassionato, naturalmente assolutamente volontaristico di Gianni Piero Pan. Quindi questo museo deve molto a Gianni Piero Pan, tanto è vero che dopo la sua scomparsa la famiglia, come sapete, ha deciso di lasciare tutta la sua, non dico sterminata, ma importante dal punto di vista numerico, oltre che qualitativo, documentazione storica. Io oggi ho voluto, c'era evidentemente un modo diverso di fare storia, ho aperto un paio di cassetti di Gianni Piero Pan, e vi ho portato le famose veline sulle quali lui tracciava gli itinerari, i percorsi, la morfologia delle montagne vicentine. Sono di un dettaglio straordinario. Naturalmente si avvaleva delle carte militari e poi della conoscenza perfetta del territorio della montagna vicentina, qui c'è il Pasubio. Un modo di lavorare che naturalmente noi abbiamo dimenticato, che però ancora oggi viene consultato e viene richiesto proprio per il dettaglio e per la precisione che Gianni Piero Pan ci metteva. Era, devo aggiungere, alle qualità, un uomo estremamente pignolo nel suo lavoro. Queste raccolte sono qua,
e sono attualmente tra le raccolte più consultate che il Museo del Risorgimento conserva. Quindi è un grande ritorno oggi di Gianni Garofano per l'Accademia Olimpica, lui ha dato molto all'Accademia Olimpica, per gli amici della montagna, è stato uno dei fondatori della Giovane Montagna, potrebbe essere stato presidente del CAI di Vicenza. Ed è un ricordo, lo testimonio al figlio ancora estremamente vivo. Pensate che non tantissimi anni fa, mi è mancato 20 anni fa, un medico, un dottore di Milano mi telefonò e mi disse che lui aveva a casa aveva dei ricordi del nonno. Il nonno era il generale di mio papà, e attraverso una fittissima corrispondenza che qui è conservata tra la sua mamma Teresina Papa, personaggio straordinario che negli anni, soprattutto negli anni 30 e negli anni 40, portava ogni anno la testimonianza e il racconto del padre in Pasubio, il generale Achille Papa, comandante della Brigata Liguria, in Pasubio, verso il Piano Chiaro, generale che non ha avuto i riconoscimenti che avrebbe meritato. Mi diceva questo medico che aveva deciso di lasciare questa raccolta meravigliosa perché non è solo una raccolta documentale, ma ci sono tantissime testimonianze della vita personale e privata del generale Papa. Ci sono delle medaglie votive, dei ricordi, dei segni, dei disegni, degli appunti, degli schizzi. E aveva deciso di donare il Museo del Risorgimento proprio perché aveva trovato questa corrispondenza tra Gianni Garofano e la madre Teresina Papa, si conoscevano benissimo, erano diventati amici e c'era proprio la volontà di Teresina Papa di donarla questa raccolta al Museo del Risorgimento, qualora il Museo del Risorgimento avesse trovato una sua destinazione e collocazione, come è stata trovata negli ultimi 30 anni, grazie, come vi dicevo, a Gianni Garofano e a molte persone che in quei tempi, quando il museo, prima dell'intervento importante di ristrutturazione degli anni 70, era poco più che un deposito e un magazzino. Questo mi permetto anche, visto che siamo, mi prendo di ricordare che accanto alla figura di Gianni Garofano ha lavorato con lui un altro accademico olimpico, Mario Michelone. E io devo dire, a distanza di tanti anni, che grazie a loro che questo museo continua ad essere un punto di riferimento per molti storici e molti studiosi di storia e di montagna. Quindi è un momento veramente particolare per noi, per il museo, per l'Accademia. Sono contento, rinnovo il mio ringraziamento all'Accademia Olimpica per aver sorpreso tutto, perché pensate, sono 2 anni che avevamo pensato a questo evento e poi insomma le vicende pandemiche ci hanno stoppato, ci hanno fermato, però con perseveranza l'Accademia Olimpica ha voluto che oggi ricordassimo Gianni Garofano, e lo facciamo con personalità del mondo scientifico, oltre che accademici, con il professor Emilio Franzina, con Paolo Pozzato, con Luca Trevisan, ha avuto un imprevisto consiglio di istituto all'università, quindi però ci ha mandato una testimonianza che ho già visto e che racconta molte cose che vi avrei detto io, insomma, sul profilo non solo biografico, ma del personaggio davvero unico e secondo me ineguagliabile. Quindi grazie, cedo la parola forse a Emilio Franzina, libero. Grazie per avermi lasciato la parola, per avermi dato questo piccolo margine di libertà di entrare nel lato emozionale del ricordo, ampiamente sperimentato dalle parole di Bassarino adesso e prima di Nardello. Io non ritornerò su questo lato che riguarda l'uomo, quello che ha lasciato, non mi ricordo, che è
bellezza del concorso di pubblico che dà un'idea di quanto appunto tra i vicentini si sia conservata la memoria di una figura importante, la quale io però come storico, oltre che in questo caso come coordinatore dei lavori di storici dell'Accademia Olimpico, devo dedicare un altro tipo di attenzione. Se dovessi parlare di cose suggestive per la parte alpina e montana, ci sarebbe altro che da ricordare che anche Passarin si è fatto a piedi da casa qua da Vicenza a lui e ritorno non molti anni fa, credo una decina di anni fa. Mi ricordo quando racconto io rimasi esterrefatto perché io sono arrivato con un ritardo di 5 minuti rispetto all'inizio del nostro incontro perché avevo calcolato male i tempi della salita da Vicenza fino al Museo del Risorgimento, evidentemente anche l'età mia non è più tale da consentirmi di fare che pensavo di farsi in mezz'ora e ci sono voluti tre quarti d'ora. Ma in realtà io vi volevo dire altre cose. La prima riguarda è quello che volevo fare fin dall'inizio, Gian Piero Pan, accademico olimpico, perché per quanto soltanto per un anno Piero Pan ha svolto anche il carico di segretario dell'Accademia. In realtà prima per almeno 4-5 anni aveva fatto il segretario alla presidenza, non lo usava anche, però è stato segretario del presidente di allora, che era Mariano Romolo. Un altro personaggio rilevante nella storia di Vicentina, come tutti quanti sapete, oltre ad essere coetaneo di Piero Pan. E io proprio su questa faccenda del legame tra le generazioni e il tipo di collocazione che nella generazione sua, quella di Piero Pan, quella di Romolo e di altri, compresi fra le corti degli anni 10 e degli anni 20, che sono quelli di cui si celebrano adesso, gli anniversari secolari, perché adesso quest'anno ci sono i 100 anni dalla nascita di qualcuno che era nato appunto nel 21. Noi stiamo ricordando Gian Piero Pan, il 20esimo, anzi 21esimo per via dello slittamento della sua scomparsa, ma di fatto c'è questo problema non secondario nella storia anche del nostro piccolo mondo del Novecento. Le generazioni e per quella generazione accademica, ad esempio, ricordo che quando abbastanza giovane, per colpa anche di Romolo, venni cooptato nell'Accademia Olimpica come socio ordinario, Piero Pan stava iniziando il suo periodo di segreteria, interrotto poi costantemente dal male che lo colpì e che lo sottrasse per molto tempo, con sofferenza sua e degli amici, alla vita attiva. Questo è un piccolo dettaglio, un dettaglio da poco, ma quello più importante secondo me riguarda ciò che anche Piero Pan, non lui solo, rappresenta nella storia del Novecento per Vicenza e più in generale per, se estendiamo un paese come il nostro, dove coloro che nacque, diciamo per essere tenerci l'ali, parlando di corti demografiche, fra il 1910 e il 1925-26, ebbero per destino intanto di essere fascisti fino alla fine quasi della seconda guerra mondiale, in realtà molti smisero anche un po' prima, però coloro che erano nati in quell'arco di tempo crebbero anche con le limitazioni che qualcuno poteva opporre a un indottrinamento generale degli ambienti che lo stesso Piero Pan frequentò, della acculturazione cattolica, patronato che fu una fucina per tanti e dove anche Piero Pan, come alcuni dei suoi coetanei, con una collocazione dentro quindi a un arco di tempo e a una storia che mi ha fatto ricordare, l'avrei citato anch'io probabilmente il passo del ritorno a casa del babbo. Mi fa ricordare come lo stesso nel Pozza, che era più vecchio di Piero Pan di 2 anni, perché era del 12, anche lui asserì una cosa che per me risulta sempre difficile da, come dire, da percepire, perché io non ho ricordi miei dell'età di 4 anni, sì, qualcosa di nebuloso. E però qui c'è, probabilmente con la veridicità del ricordo rievocato,
ripetutamente, un ricordo che si consolida nel tempo. Io bambino che ricordo il mio padre che torna dalla guerra oppure dalla fronte, eccetera. Ma nel caso del ricordo di Piero Pan e di quello di Neri Pozza, consegnato a tante pagine dei suoi scritti memorialistici e romanzeschi, Neri Pozza ricordava di essere stato portato da bambino nel 15, nel 16, quindi quando aveva 4 anni, su qua a Monteverico per vedere i bagliori della guerra che si stava svolgendo sugli africani. Io ho sempre pensato a Maria Lazzini, mi fanno, dove facevano a ricordare. Non è un dettaglio che voglio sottoporre a critica, assolutamente non è questo il punto. Il punto è un altro, ed è che per quella generazione lì, a parte il fascismo, di cui qualcosa potrei dire anche dopo, ma a parte il fascismo, la cosa che più fu determinante nella loro formazione, nella loro crescita, nella loro vita, intrecciandosi, dato il posto in cui sia Piero Pan sia altri suoi coetanei hanno vissuto qua, no? Vicino ai monti, segna il destino di una intera generazione, perché la guerra, la grande guerra, una volta che fu conclusa e che riconsegnò a coloro che avevano perso la vita, riconsegnò alle famiglie migliaia e migliaia di italiani giovani che avevano combattuto, era diventata, per quelli che non avevano potuto combattere, una cosa epocale, cioè un fatto che si insedia subito nella loro mente, non nella loro memoria, perché non è memoria di fatti, ma è nostalgia di fatti che sono accaduti ad altri, che non si sono potuti vivere, che si rivivono anche nell'esercizio costante, da una certa età in poi, dell'attività, chiamiamola alpinistica per dirla così in breve, ma insomma l'amore per la montagna e per i percorsi che si fanno in una montagna, che è la montagna dove c'era stata la guerra, nove mesi, non solo quella, perché in qualche caso si va anche oltre e al di là, ma fondamentalmente è quella. E questo in parte spiega, unendosi a circostanze di tutt'altro genere, la capacità individuale, l'intelligenza, la memoria, anche la tenacia con cui affrontava le questioni, in una vita difficile, la perdita dei genitori molto presto, una vita complicata, con il lavoro accanto, non è uno storico selvaggio come li chiamava tempo fa, tanto tempo fa Mario Sneghi, ma insomma non è uno storico accademico di nascita, in realtà, è uno che si è costruito da sé, i suoi strumenti, e che è arrivato anche dal punto di vista, chiamiamolo così, editoriale, ad una soglia che gli fa fare una svolta a livello nazionale per l'incontro con un editore propiziato da un altro amico e coetaneo, anche questo immerso completamente in quella vicenda delle generazioni di cui vi ho detto, e che è Giulio Medeschi, suo amico, compagno di scuola, figura per altri versi controversa, perché non è come Rigoli Stern, uno che abbia detto di no al fascismo di Sarò beccandosi un anno e mezzo di lager. È uno che è tornato nel Vicentino come comandante di una brigata nera, rischiando anche molto la fine della guerra, con tutto quel deposito di contraddizioni che questa generazione di uomini si portava appresso, perché il fascismo lo avevano attraversato uscendone in modi diversi. Tanto per dire, se Giulio Medeschi era stato un fascista di Sarò, l'editore a cui consegnò le sorti, per fortuna, diciamo anche l'opera più importante a livello nazionale, la storia della prima guerra mondiale, del 1418, era Ugo Mursia, che era stato partigiano, quindi da tutt'altra parte. Voi sapete che se Giulio Medeschi era stato un fascista di Sarò, Rigoni Stern, che era suo coetaneo, amico, si trovavano spesso anche con Piero Pan, per la cose della loro provenienza, era stato uno che, oltre alla montagna, aveva fatto esperienza diretta di una vita dentro a quella dimensione, della quale probabilmente nei prossimi tempi si riparlerà, perché anche il centenario della nascita l'anno prossimo, dopo quella di quest'anno di Rigoni Stern, di Gigi Meneghello, riporterà di nuovo gli italiani di fronte a quello che Meneghello poi in effetti aveva raccontato fuori dai denti e senza contraddizioni palesi, se non quelli che aveva vissuto sulla sua pelle, perché chiunque di voi abbia letto Libera Nostra Mano,
sa quanto con anche il filtro dell'ironia, dell'autoironia, Meneghello avesse dedicato alla sua personale esperienza di giovane italiano, di giovane di Mussolini, di giovane fascista fino all'ultimo, perché furono fascisti fino al 42-43, non meno. Certo, qualche differenza c'è, ci sono situazioni differenti, però anche lì con passioni, magari Meneghello era meno forte quella, diciamo, per la montagna, ma per la guerra, per la grande guerra, ricordo la grande guerra, sì, per quello sì c'era qualcosa, e con inclinazioni e anche percorsi segnati diversamente. Meneghello, sì, era uno che, nonostante le sprezzature e le sue personali inclinazioni all'autoironia, era uno che aveva molto studiato, era già un intellettuale fatto e finito nel 1940, quando vinse ai editoriali a Bologna la palma del lettore per la filosofia politica, ed è stato sempre un professore universitario, cioè una tipologia diversa da quella di Pierpaoli, che però, detta tecnicamente, ma poi ce lo potrà eventualmente dire meglio Pozzato, è come storico della Grande Guerra, oltre che come storico di una realtà che oggi è molto amata, il paesaggio, l'ambiente, le montagne, no? È uno che aveva tutti i numeri. In più ne aveva uno col quale voglio concludere, perché visto che siete partiti con il ricordo empatico e molto sentimentalmente coinvolgente della figura di una persona, ecco, anch'io, a parte il ricordo personale di quando entrai, io molto giovane, lui già piuttosto anziano, all'Accademia Olimpica, ebbene c'è questo ricordo che trapela qua e là nelle molte scritture, perché notate che Piero Pan ha scritto libri, libri e libri, e anche tanti articoli, articoli, articoli. Io, per aggiornare le mie conoscenze su di lui, mi sono tuffato sulle carte che abbiamo conservato in Accademia, e della sua attività l'archiviazione accademica su questo è molto utile. C'è anche la conservazione della chiamiamola collaborazione giornalistica, in particolare il giornale di Vicenza, dove sono decine e decine, direi centinaia, di articoli che lui chiaramente ha dedicato a quelli che erano anche i temi dei suoi libri, ma anche alle sue memorie, oltre a quella fanciullesca del bambino di 4 anni, di uno che è passato, era nato nella stessa zona dove vivo io, dove sono cresciuto io, a Santa Lucia, cioè Santa Lucia, quando ancora il Trastevere era rosso, perché nel 14 Santa Lucia era praticamente il cuore di un quartiere socialista, e nei suoi racconti riemergono anche pezzi di quei mondi lì che, messi a confronto con quelli, citavo prima Harry Potter, ma anche di altri poi loro coetanei, andrebbero ricomposti in una memoria che deve però, naturalmente, questo lo dico alla fine concludendo, essere sempre sottoposta al confronto e al vaglio di chi fa oggi il mestiere di storico, di chi oggi si misura anche con le contraddizioni del proprio passato, passato generazionale, di gruppo, ma anche di persone, di uomini e di donne, a cui noi serviamo memoria anche di affetti, come nel caso di Piero. E adesso, da coordinatore, do in mancanza di Luca Trevisano. C'è un video, benissimo. Allora mi maschero di nuovo, come una cosa mascherata, e mi do per un saluto ai presenti, in modo particolare ai familiari.
essere presente, ma gli impegni istituzionali mi impongono di cercare quantomeno di essere presente, seppur a distanza, con questo breve video che vuole essere un tributo, un omaggio nei confronti di quanto Gianni Verban ci ha lasciato. Devo dire che il suo interesse per la montagna nasce letteralmente da un intreccio tra la storia e la natura, tra la passione e l'esplorazione, tra l'alpinismo e la ricerca. C'è un libro in modo particolare che esemplifica tutto questo e lo esemplifica alla perfezione, intendo questo metodo di indagine che gli era caro. Ed è il libro Storia dell'alpinismo nelle piccole Dolomiti. Molto spesso si tende a pensare che la montagna sia quasi esclusivamente un luogo naturale, è una questione che si sente spesso riferire, vado in montagna per entrare in contatto con la natura, nessuno nega, ben inteso. Però è altrettanto vero che questo era un punto che era stato ben colto da Pierre Pan, che la montagna in realtà è un luogo ricco di storia. Ecco, non solo le storie della Grande Guerra. Oggi quando si parla di storia delle montagne si tende a pensare quasi esclusivamente alle vicende tragiche della Prima Guerra Mondiale, di cui peraltro Piero Pan si è a lungo e attentamente occupato, nella fattispecie con particolare attenzione agli episodi della Grande Guerra nella zona del Mondigar, di cui si parlerà meglio nel prosieguo di questo convegno. Ma la montagna è ricca di storia, anche di una storia più antica se vogliamo, e Piero Pan l'ha attentamente ricostruito in alcune pagine di questo suo libro, dove indaga le modalità attraverso le quali piccoli Dolomiti, ma anche le montagne, ad esempio dell'altopiano di Sette Comuni, entrarono ad abitare, per esempio, nell'orbita della Repubblica di Venezia a partire dal 1405. Anche se è vero che è soprattutto la frequentazione alpinistica della montagna che Piero Pan si dedica con specifico interesse per le piccole Dolomiti, per l'appunto qui nella zona del Carrega, del Sengio Alto, del Basuglio. Un alpinismo inteso come sete di scoperta, prima ancora che di conquista della vetta, che è un concetto, se vogliamo, tutto romantico, no? Prima le montagne avevano nomi che partivano quasi esclusivamente dal basso, dalle malghe di riferimento, quindi le Alpes, come erano ricordate sui altri documenti di età medievale, erano montagne per l'alpeggio, quindi messe in connessione con i pascoli, con i boschi, che era sicuramente un patrimonio preziosissimo di questo ambiente. Poi, a partire dall'epoca romantica, c'è questo interesse per la vetta, per la conquista della vetta e per nominare a quel punto le vette. Ecco, l'alpinismo è l'oggetto di vero interesse da parte di Piero Pan, ma un alpinismo letto ancora una volta in divenire e in chiave storica. Piero Pan si dedica a ricostruire infatti le figure, ad esempio, dei precursori. Tra i precursori ricorda non a caso una figura cardine come quella di Francesco Caldomi, un provveditore ai confini di parte veneta, a lungo impiegato proprio in territori di confine per frenare l'avanzata ostile degli imperiali, coloro che appunto Caldomi definiva gli usurpatori. Le montagne del settentrione del territorio vicentino erano usurpate, diceva lui, dagli imperiali. Quindi queste sono prime forme di alpinismo, se vogliamo, perché per verificare l'andamento della linea confinale ci si recava per l'appunto sulle vette delle montagne, sulle cime, si andava a ispezionare le montagne, non solo, ma poi si provvedeva, grazie a congressi confinali, a individuare delle linee di confine che fossero accettate da entrambe le parti, queste linee di confine erano poi segnate nel territorio attraverso la posizione di appositi cimi di confine, a volte voci incise, altre volte veri e propri come dire, cippi che sporgevano e potevano essere ben visti da lontano. Poi Piero Pan si dedica ad esempio ai pionieri. Dopo la prima salita al Bianco sul fine del Settecento c'è un interesse per l'alpinismo e anzi quella conquista letteralmente permette di consacrare la nascita dell'alpinismo. E il mondo della montagna è oggetto allora di particolare attenzione anche attraverso la realizzazione nel 1833 di una carta topografica del Lombardo-Veneto con una definizione di 186.400
che si configura come un'autentica esperienza conoscitiva, e non a caso che Urbano richiama la memoria a questo documento preziosissimo, è solamente uno dei tanti, si arriverà sul 1800, poi arrivato nel 1886 a definire meglio il mondo delle montagne attraverso appunto le mappe dell'IGM, che poi saranno perfezionate con l'individuazione delle cosiddette isole di sempre, anche i cosiddetti livelli di quota. Bene, e poi grande attenzione nelle pagine di Piero Pan, dove troviamo ad esempio nelle uscite organizzate dal CAI sul finire dell'Ottocento, in modo particolare tra le tante esperienze avventurose ricordate da Piero Pan nelle pagine del suo libro che abbiamo richiamato, si ricorda ad esempio una salita per il Bovale dei Fondi per raggiungere la vetta del CAI. E poi tra le figure dei pionieri ricordo ad esempio Vittorio Pozzer, che nel 1902 sale il contrafforte orientale del Cornetto, discende poi da allora ancora inesplorato Vaglio Stretto per discendere al Chianti delle Fugazze, e nel 1904 si sale la parete del Baffelandi. Insomma, c'è proprio un interesse specifico per questo ambiente. Questa rincorsa alla vetta subisce una battuta d'arresto evidentemente durante la prima guerra mondiale, quando ancora si sale le vette, ma per tutt'altro intento, tutt'altra finalità. La grande guerra trasforma letteralmente queste montagne in un teatro di battaglia, eppure terminata la guerra vi è una vera e propria consacrazione dell'alpinismo con nuove esplorazioni che ancora una volta sono sistematizzate e permesse attraverso una migliore conoscenza dell'ambiente alpino, dell'ambiente montano, e chiaramente fanno parte di queste esplorazioni anche tutti gli interventi di bonifica che vengono messi in essere all'indomani della fine del conflitto. Ed è un libro poi interessante che appunto dipana l'alpinismo dell'ambiente vicentino attraverso anche figure che amici, diciamo, Piero Pan, perché le pagine forse più commoventi, più intense anche sotto il profilo emotivo sono le ultime, perché Piero Pan arriva a ricostruire le imprese più ardite e sicuramente più tecniche dei giorni nostri, un libro pubblicato nel 1977, quindi ci sono una serie di episodi di alpinismo degli anni 60, degli anni 70 che vengono richiamate, con commosse, come dire, citazioni ad esempio dell'amico Franco Brunello, con il quale appunto fece alcune significative strade insieme, e proprio Franco Brunello è l'autore dei disegni di un'edizione di Due soldi di alpinismo, che è il motivo per cui noi ci ritroviamo in questa tornata dell'Accademia. Non posso che essere grato per il metodo di approccio al mondo della montagna che Gianni Piero Pan ci ha lasciato, ci ha insegnato, e con questa occasione rinnovo i miei saluti presenti e soprattutto i familiari di San Piero Pan. Arrivederci. Grazie di essere qui. Parlare di Gianni per me
è prima di tutto un obbligo morale, perché l'ultima cosa che Gianni ha scritto con la malattia, come è stato ricordato prima, gli impedisse ancora di lavorare con noi, era la prefazione che gli avevo chiesto al mio primo libro, cioè Mito Antimito, a quel libro che avevo, in cui cercavo di rileggere le vicende di un anno sull'altopiano, cercando di capire quanto c'era di storia e quanto c'era di ricostruzione anche ideologica all'interno di quel volume. E di conseguenza poi l'Accademia mi chiese, quando ne facevo parte, forse questo Debbie se lo ricorderà, Mille Marzi perché c'era, di parlare appunto di Gianni nella tornata di Asiago, che fu la prima tornata che l'Accademia ricordò, Gianni Biorba, presente anche Mauro. In quell'occasione iniziavo il discorso, probabilmente avevo anche sconvolto qualcuno che mi aveva guardato male, mi si era chiesto se stavo bene io, se avevo sbagliato lui, perché avevo iniziato il mio discorso su Gianni parlando di Giotto e Cimabue. E l'avevo fatto perché, come voi sapete, Cimabue è il maestro di Giotto e Giotto non è il maestro di un altro Cimabue. L'analogia mi era servita per dire che tra i due il maestro più grande era stato senz'altro Cimabue. Perché? Perché era riuscito a produrre un allievo capace di superarlo, capace di andare, di spingersi oltre. E facevo quel paragone per dire che per me Gianni era e doveva essere, anche nel nostro ricordo, un Cimabue non un Giotto. Naturalmente si trattava sia di una constatazione, sia fosse più di un auspicio. E, come ricordavo prima Emilio, a distanza ormai, non solo di 20 anni da sua morte, a distanza di 100 anni dalla fine del primo conflitto mondiale, dopo che abbiamo celebrato questo sì centenario, e apprestandoci a celebrare l'ultimo, forse residuo del centenario, che è il prossimo 4 novembre, la tumulazione della San Benedetto ignoto a Terra della Patria, ci si può chiedere legittimamente quanto gli allievi di Gianni, considerandoci tutti come storici allievi di Gianni, io per primo, siano riusciti appunto a superare i maestri. E la risposta a questa domanda è una sorta di quadro, non me ne vogliono poi gli accademici a doppio titolo, cioè quelli che sono anche professori universitari, Emilio al mio fianco per primo, ma il quadro che ne emerge, se andiamo a vedere cosa ha prodotto la storiografia negli ultimi anni, anche con il profluvio di testi che sono usciti durante il centenario, beh, ci accorgiamo che il quadro ha luce e ombre, ha alti e bassi. Quindi luce e ombre, alti e bassi perché? Perché da un lato certamente la storiografia della Grande Guerra, dopo Gianni Piero Pan, ha fatto molta strada in settori che non erano di Gianni. Penso ad esempio a quanto il centenario ha saputo dedicare al ruolo delle donne, dalle donne contrarie alla guerra, dalle cerimonie in avanti, arrivando fino agli scioperi arzignanesi dei primi mesi del 19, con gli incidenti internazionali con le truppe inglesi, c'è un dipanarsi di ruolo delle donne, donne contrarie alla guerra, donne che si ribellano, donne che protestano, donne che partecipano alla guerra, sia nel ruolo che siamo abituati a conoscere, cioè quello delle croce rossine, delle madrine di guerra, anche in quello molto meno noto delle combattenti dirette. Un Ciarova riceve dallo zar il diritto di combattere in prima linea come caporale. La Stepanić diventa ufficiale della regione ucraina. Sono più di qualche decina le donne che cercano di arruolarsi sotto mentite spoglie in entrambi gli eserciti italiano e austro-ungarico. Quindi su questo certamente molto è stato fatto. Così come molto, forse anche troppo, è stato fatto ad esempio in un altro filone che non era nelle corde particolari di Gianni, che è il filone delle storie personali. A tutt'oggi Mario nel buon Mauro nel buon testimone, molti dei giovani storici che si avvicinano alla Grande Guerra lo fanno
sulle tracce del nonno, sulle tracce del bisnonno, sulle tracce della medaglia, del singolo avvenimento, di una ricostruzione di storia familiare che è lodevolissima dal punto di vista della memoria, magari lo è forse un po' meno dal punto di vista del contributo che quei pur pregevolissimi tasselli di mosaico sanno poi dare al quadro generale. Molto è stato fatto su percorsi, ancora una volta, non usuali. E qui presente Claudio Rigò, mi piace ricordare l'uso chirurgico della macchina fotografica che Claudio ha saputo fare nel ricostruire addirittura l'occhio di chi fotografava, e non è un paradosso. Ha a fianco Emilio e la sua storia quasi vera del limite ignoto resta, a mio parere, un esempio straordinario di come si possa fare storia rispettando perfettamente tutti i canoni della storiografia e nello stesso tempo affidando un ruolo, uno spazio importante alla fantasia, all'immaginazione. Quindi su questo le luci ci sono senz'altro, come dire, ci hai appena detto che non erano nei quadri, nelle corde più specifiche di Gianni. Ecco, se noi andiamo invece su quelle, qui qualche ombra c'è. Se voi andate a rileggere, a rivedere alcuni dei libri che hanno avuto maggior successo, sia dal punto di vista tranquillamente editoriale, sia proprio dal punto di vista storiografico, sulla Grande Guerra, troverete facezie del tipo che il testamento del tenente Ferrero, che Gianni aveva usato, riusato, che gli storici vicentini conoscevano da sempre, è stato scoperto da un nostro sedicente giornalista che l'ha ritrovato niente meno che da un fantomatico caduto uscito da un ancora più fantomatico ghiacciaio dell'Ortigara. Credo non esista dal Pleistocene, qualche geologo mi smentisca. Trovate che uno dei più bravi, giovani, dinamici generali italiani, Basso, quello che, tanto per capirci, a Vittorio Veneto guida il 18° corpo d'armata nella marcia verso nord, sulla riva sinistra del Piave, che decide la battaglia di Sarnaglia, viene tranquillamente descritto come un vecchio imbecillito, che si fa comandare dal suo capo di Stato Maggiore perché un altro illustre storico non ha saputo nemmeno leggere correttamente quanto scritto da Tiglio Frescura di Albino Boscato. Qualche altro ha addirittura scoperto che a Caporetto contro di noi combattevano i russi. Un altro ancora, rimango sempre tra i vertici della nostra università, addirittura riesce tranquillamente a confondere Luigi Cadorna con il figlio di Raffaele, collocando Luigi nel 1944. Ora, questa superficialità, che mi chiedo scusa se sono un po' cattivo, ma è ai limiti della cialtroneria, sarebbe, credo, quella che avrebbe fatto inorridire Gianni, e qui mi chiedo scusa a Beppi se gli rubo un aneddoto che è suo, che raccontava tornato precedente, quel Gianni che, ascoltando un altro relatore che parlava della battaglia sul Pasubio, si era sentito trasformare la Valle Sorabbache nella Valle Sorabbache e aveva commentato, Beppi lo ricorderà, lo citerà forse dopo, andiamo via Beppi, ringraziamenti, fa un po' arrivato lo seduto. Ora, quella via e quella capacità di analisi di Gianni certamente qui non sono state rispettate. E voi direte, ma tu chiedi la perfezione? No, cioè, la perfezione non è di questo mondo e sbagliamo tutti, compreso chi vi parla, e anche Gianni non ha mancato, anche soprattutto nella sua opera conclusiva, di commettere delle imperfezioni. Ma un conto è l'imperfezione, un conto è questa sorta di sovrano disprezzo nei confronti del lettore, che fa sì che non solo non si segua una lezione fondamentale di Gianni della storia e della geografia, ma non si abbia nemmeno la cortezza minima di andarsi a vedere su Wikipedia se quello che si scrive è vero oppure no. E ripeto, questo non significa che siamo tutte ombre, cioè se il quadro accademico, universitario, ripeto, in alcuni punti ha lasciato veramente,
considerare. È altrettanto vero che molti degli storici selvaggi, come ricordava prima Emilio, alla Piero Pan in tutti i sensi. Penso a Luca Girotto per la Verdrenta, la Sugana, penso a Marco Pascoli per la zona della Val Canale di Caporetto, penso ad altri, a Lucio Fabi, ma non solo a lui, per tutta la zona relativa al Carso, hanno prodotto in questi anni alcuni lavori di grandissimo interesse, di grandissima critica. Ma anche qua mi sento di osservare, poi direte, ma bravo, perché non lo fai tu? Perché evidentemente mi associo in questa critica, se volete, come diceva prima Emilio, faccio non dell'autoironia ma dell'autocritica in questo senso. Cioè, seppur lavori di grosso impegno, di grosso spessore, diciamo che anche questi lavori che non sono mancati sono andati in una direzione opposta rispetto a quella tracciata da Gianni. Prima si ricordava, giustamente Luca Reggiani ricordava la storia delle Alpi Vicentine. Ricorderete l'attenzione, la capacità straordinaria con cui Gianni fa la guida sul Pasupio. Ricorderete le guide di Gianni sui forti, le guide. Però è altrettanto vero che tutto questo interesse per la sua terra, per le sue montagne, per le sue zone, va in lui verso una direzione diversa, nel senso che lui non si ferma lì, ma punta a scrivere una storia generale della Grande Guerra, anche quando quella storia forse non era perfettamente dentro le sue capacità o completamente all'interno di quello che lui fino a quel momento aveva fatto. Cioè la sostanza della sua lezione è proprio quella che la storia, anche la storia del singolo paese, del singolo combattente, in una realtà come quella del Novecento, che è già una realtà complessa, va collocata in una dimensione più ampia, che non è nemmeno solo la dimensione della guerra italiana o della guerra europea, ma è la dimensione della guerra mondiale. Quello che capita sul Pasubio dipende anche da quello che in quel momento un oscuro Niedermayer sta facendo in Afghanistan, da quello che in quel momento un altro oscuro ufficiale, stavolta inglese, Lawrence, sta facendo in Arabia, da quello che capita a Tsingtao in Cina, quando i giapponesi vanno ad attaccare la base tedesca, di quello che era successo al largo delle Cornere, siamo fuori dalle coste cilene all'inizio della guerra. Quella è una guerra mondiale e temo che spesso anche i migliori storici sembrano dimenticare, ad esempio nelle critiche a Cadorna, magari giustificatissime dal punto di vista dei morti o della morale, sembrano dimenticare che Cadorna si trova perlomeno fino al 17 letteralmente preso per il collo da alleati inglesi e francesi che forniscono all'Italia il 90% del fabbisogno di carbone e che combatte delle battaglie, la quinta del Isonzo, solo perché gli vengono imposte. Altrimenti sarebbero stati tolti tutti i cannoni che erano stati forniti fino a quel momento. Ora questo non lo giustifica, ma vi dice che la posizione poi di Diaz è esattamente opposta a quella che aveva in quel momento. È Diaz che tiene per il collo inglesi e francesi, perché se gli italiani erano sfondati su Piave, nemmeno il Mincio sarebbe, bisognava arrivare a Ticino. Quante armate dovrebbero mandare gli inglesi e francesi in Italia? Ecco, allora, questa dimensione complessiva, Gianni la cerca, l'ha cercata fino alla fine. Non mi sembra che gli storici, non solo italiani, penso con rammarico a molti storici europei, abbiano voluto cercare o si siano mossi in questa direzione. Le ignoranze sul fronte italiano rimangono clamorose. Invito a leggere alcuni dei più recenti testi tedeschi, svizzeri o inglesi per scoprire quanto poco gli inglesi di oggi si sapevano del fronte italiano, non rispetto agli italiani, ma rispetto agli inglesi di allora, rispetto a quello che scriveva Kipling, ad esempio. L'ultima, una delle ultime osservazioni, poi chiudo, penso di aver svegliato già abbastanza, sentiremo poi De Maz e il figlio di Gianni molto più, con molta più attenzione, quello che mi ha detto io. Ma c'è un altro aspetto della lezione di Gianni che secondo me è stato in un certo senso dimenticato, e poi ce n'è un ultimo che citerò alla fine.
L'altro aspetto è proprio che in questa ricerca, questo bisogno di complessità, Gianni è stato un precursore straordinario laddove lui, che il tedesco non lo sapeva, ha voluto che l'offensiva di primavera del 16, quella che noi, non io stesso, chiamiamo Strafe Spedizione, con un significato molto tecnico che dimentichiamo, ha voluto che venisse letta dai lettori italiani sul diario di Pulcinella, cioè sul diario di un ufficiale di Stato Maggiore austriaco che l'aveva progettata e l'aveva seguita fin quasi alla fine. Lui, che tempo non lo sapeva, fece tradurre quel diario e lo fece pubblicare, perché ribadiva che la storia non si fa, per dirla con un vecchio termine che chi ha fatto il militare conosce, a nemico rappresentato. Il nemico ha una voce, ha un punto di vista, ha un modo di vedere, che proprio in quanto nemico merita di essere preso in considerazione, deve essere preso in considerazione, non può essere ignorato dagli storici. Infine, l'ultimo aspetto, come dicevo prima, in cui ancora, secondo me, come in quelli precedenti, la lezione di Gianni rimane imprescindibile, per molti versi, ripeto, ancora non sufficientemente ascoltata, anche se, non voglio dare l'idea sbagliata, sono convinto che molto di buono è stato fatto in italiano, ma l'ultima lezione è quella che forse a me prende di più, che era quella che è stata anche citata in precedenza, ma per la quale, preparando questo convegno, io avevo proposto, poi non è stato possibile per quello che è accaduto, che a parlarvi l'ultima relazione la facesse Gastone Breccia. Gastone Breccia, che è docente di storia bizantina, ovviamente cosa c'entra questa storia, ma Gastone Breccia, che è docente all'Università di Pavia, di storia bizantina, e peraltro è una persona che ha scritto una storia della guerra in Corea, ha scritto una storia della fine della missione internazionale in Afghanistan, scriverà una storia del conflitto siriano e ha fatto tutto questo andando in Corea, andando in Afghanistan, andando in Siria e girando a suo rischio e pericolo, evidentemente, pagandosi personalmente le guide, per conoscere i posti. Ecco, io credo che l'ultima lezione di Gianni, e ripeto, mi dispiace che il successo che ha avuto proprio il suo libro sull'Afghanistan abbia fatto sì che oggi Gastone non abbia potuto essere qua, perché ho operato gli impegni, credo che l'ultima lezione, la più importante, sia proprio questa. Cioè, non si può fare storia solo con la testa, solo con i libri, solo con internet. La storia si fa anche con i piedi. Si fa con i piedi perché se non si conoscono i territori, se non si conoscono gli aspetti geomorfologici, soprattutto di un fronte come quello italiano, estremamente complesso, estremamente articolato in ogni singola montagna, dove ogni montagna era un problema tattico diverso e a suo modo irrisolvibile o risolvibile solo apprezzatissimi, ecco, se non si fa questo, ci si preclude di fatto la comprensione della storia. Quindi che ci sia oggi qualcuno, ripeto, Gastone non solo lui, che ha saldato questa idea di Gianni, cioè che la storia ha un prescindibile bisogno di quella geografia che abbiamo addirittura eliminato dalla scuola media, quella superiore non esisteva da anni, ecco, credo sia a 21 anni dalla sua morte l'eredità che, come diceva Mauro, lascia non solo al museo, ma a tutti quelli che di storia continuano a volersi occupare. Grazie. Capacità, ma anche volontà di conoscere la storia, leggendo le vicende degli avversari, dei nemici, come si chiamavano loro. Questo valeva Gianni Perobà negli anni 60 e 70, il riconoscimento di essere l'unico storico italiano ad avere libero accesso al Kriegsarchiv di Vienna. Aveva naturalmente conosciuto le altre sfere militari austriache, e in un momento in cui era difficile ancora adesso entrare a crisi. E quindi lui aveva avuto questa capacità di farsi conoscere anche all'estero, proprio per questa sua capacità di far conoscere in Italia
le vicende come erano state vissute da parte degli eserciti, dell'esercito imperiale in modo particolare. Io avevo preparato, come vi dicevo, poi chiudo, sempre a rafforzare quanto ho detto Paolo Forzato, avevo ripreso in uno dei tanti scritti di Gianni Piero Pan una frase semplice, banale a quanto oggi abbiamo detto, abbiamo sentito anche da Trevisan, però fortemente vera e fortemente sua. Lui diceva: mi convinco una volta di più che scrivere sull'argomento Grande Guerra è una cosa molto seria e delicata. Se si vuole arrivare ad un'opera che rimanga e anzi faccia, lui aveva questa ambizione, anzi faccia testo in materia, vuole innanzitutto una perfetta conoscenza del terreno prima ancora che dei fatti. Ed è questo purtroppo che manca a molti che si buttano sull'argomento in un secolo. E soprattutto occorre anche non aver fretta. Grazie, passo la parola. Sì, adesso invito a venire qui al tavolo Beppe Marzi e il figlio Alberto di benissimo, però al momento c'è Beppe, sì. Volete che vi prendete il tempo di Marzi, no? Siamo diventati insieme cittadini onorari di Vallarsa e quella sera a Raossi, e lassù dicono Raossi, nel municipio c'era Carlo Geminiani che faceva da moderatore e ha detto una frase bellissima, ha detto: Gianni e Beppi sono stati nominati cittadini onorari perché Gianni ha inventato il Vesuvio e Beppi l'ha cantato. Poi io ho spiegato che Carlo Geminiani ha anche scritto la terza strofa del mio canto Monte Vesuvio, ma Gianni il Vesuvio lo ha veramente inventato. Come è stato detto prima, andava, camminava, salutava. Quando gli alpini si trovavano nella prima domenica di settembre era immancabile e proprio confermo, quella volta che c'era un generale che faceva il discorso e ha detto Sorapace al posto di Sorapache, lui ha dato una grattatina, si grattava sempre l'orecchio destro come Goffredo Parise con la mano destra si grattava l'orecchio sinistro e ci sono belle foto. Mi dispiace che non ci sia qualche piccolo spezzone delle sue spiegazioni che faceva sull'Altipiano, dico anch'io Altipiano come Mario Sterna, erano spiegazioni incredibilmente precise e quella volta gridò: demo via Beppi, demo via perché qua tra poco arriva Tol seduto. Effettivamente ha detto così perché questo generale sbagliava tutti gli accenti dei luoghi che sono anche caratteristici e ha detto proprio solo Pascia. Ecco, Gianni era così, quando parlava preferiva l'italiano, non era un devoto del dialetto, usava un italiano da festa con quelle doppie caratteristiche di chi lo usa poco, però le doppie battenti, tutto, e poi si lasciava andare con la L evanescente, se veo quello che è tipica della zona di Vicenza verso Levante. E a me chiedeva, eravamo molto amici, però facevamo le camminate specialmente nella mia valle del Chianto, a me chiedeva di parlargli con quella cantilena che anche Meneghello sottolinea
la cantilena interrogativa e mi diceva: com'è che dicono quando fanno l'amore in Val del Chiampo? Com'è? E allora io dicevo: e anche in Valle del Lagno? È così, Valle del Chiampo e Valle del Lagno. In Valle del Chiampo gli uomini, che sono anche poco educati, dicono: ghetto modesto, cintoveniù, mentre in Valle del Lagno non hanno la forma, la cantilena interrogativa, hanno la cantilena affermativa, cintoveniesto, ghetto modesto, ghetto modù. E Gianni rideva, rideva mostrando quel suo dente d'acciaio che brillava, penso, fin dall'alba fino alle stelle. Era attento a tutto, usava pochi intercalari parlando, diceva diamine, perdinci, non ho mai sentito dire come dire. Non è vissuto nel tempo del cribbio, perché oggi direbbe cribbio vuol fare il Presidente della Repubblica e corriamo questo rischio che cribbio proprio arrivi lì. Ma era meravigliosamente attento a tutti i piccoli accenti del parlare in dialetto, e nell'italiano aveva una fluidità inimitabile, usava i vezzeggiativi. E poi, come aveva detto una volta in una conferenza che hanno fatto insieme con l'amico Giulio Vedeschi, l'autore di 100.000 gavette di ghiaccio nato ad Arzignano, gli ha detto: ma sai, dice, tu dialetto lo conosci poco. E Vedeschi ha confermato: però hanno vissuto insieme a Vicenza presso il patronato lì di Ponte Pusterla, e ricordava quei tempi. E questo libro leggetelo, perché è scritto, come ha detto Vedeschi, con un candore inimitabile. E candore non è offensivo, candore è purezza, potremmo anche dire ingenuità, ma è sincerità totale. Candore è abbandono alla confidenza, candore è tenerezza. Gianni, per andare in montagna, non vestiva come si usava passando prima in boutique. Aveva un cappellino bianco, e qui questo libro stampato con amore immenso, hanno conservato nella sopra coperta, guardatelo, la sua immagine con il tascapane, non lo chiamava zaino, tascapane, con sopra una specie di giacca che non chiamava mai giacca da vento, e dentro il maglione e pane e formaggio e salame. Non portava vino, aveva una borraccia con tanta acqua buona, diceva l'acqua buona di Monteperico, perché ricordava il grande serbatoio che c'è lassù, che è quello che ci dà l'acqua, e ne abbiamo tanta qui a Vicenza. Nonostante che gli americani facciano 5 bagni al giorno, ne abbiamo ancora. Ecco, perciò Gianni era attento a tutti i particolari della vita quotidiana, e in testa non portava quei cappelli da guida alpina che usano tanti per andare in montagna, oppure altri cappelli adesso di moda. Aveva quel cappellino bianco, lo trovate, che lui chiamava cacioetta. La cacioetta, che era un cappellino bianco, come sono stato in colonia io, colonia montana e colonia marina, come portavamo noi bambini della colonia, forse lo aveva conservato da quando era bambino, ragazzo, e aveva la cacioetta. E la gente si chiedeva: Gianni Pieropan, quello lì, è possibile? Una volta al rifugio Lancia c'era un gruppo di altoatesini, anzi dirò sudtirolesi, se no si offendono, di sudtirolesi, che ha detto: ma sembra un balgaro.
ma i magari sono ancora più eleganti perché era, non era trasandato, era il suo candore, la sua semplicità. E quando ci hanno fatto insieme i cittadini onorari di Vallarsa, lui che ha inventato il Vesuvio, proprio come ha detto Carlo Seminiani, che gli voleva un grande bene, ha detto: ora vi racconto la storia di Battisti e di Filzi, Cesare Battisti e Fabio Filzi. E ha raccontato tutto l'itinerario dal Corno Battisti, dove li hanno presi, fino a Trento, dove li hanno impiccati. Alla fine, io ero, eravamo in chiesa, pensate, dopo che eravamo stati insi, proprio nominati cittadini onorari in municipio, siamo andati in chiesa e lì Gianni ha raccontato di Cesare Battisti. Vi assicuro, la gente di Vallarsa, che conosceva bene questa storia, che è anche scritta nelle storie di questa valle solitaria, dimenticata e silenziosa, la gente piangeva da come l'aveva raccontata Gianni, col suo modo pacato, col suo italiano da festa, non ricercato, era la semplicità nel parlare, dove era piacevolissimo, perché ogni tanto aveva anche la frase di alleggerimento, sapeva intrattenere, sapeva vincere, sapeva tutto, delle montagne sapeva tutto. Quando si è sentito male, proprio nella mia valle, mentre era venuto per difendere l'Alta Valle, sulle Scargine, oltre il rifugio Bertagnoli, dove volevano fare una brutta strada, è venuto a parlare contro quella strada con coraggio. È venuto e si è sentito male. E forse è stata l'avvisaglia, è stato l'avviso di ciò che gli sarebbe accaduto dopo poco. Non l'ho mai visto arrabbiato, mai. Però una volta, e qui mi sono anche appuntato, era a Valli del Vesuvio, dove insieme con Terenzio Sartore, il grande amico di quella valle, della Valle Eogra, a Valle del Vesuvio dovevano parlare della possibilità di fare un parco delle piccole Dolomiti, ma non per il parco in sé, per salvare ciò che si poteva e che ancora salvare. E difatti, grazie a quegli uomini illuminati, lassù non hanno distrutto tanto. E era insieme a Terenzio Sartore e al suo grande amico Gianni Conforto, direttore della biblioteca di Schio, e qui il professor Nardello è stato, oserei dire, allevato da queste due grandi anime, e Terenzio Sartore, che insegnava lettere al liceo classico di Schio, portava i ragazzi non in giro per l'Europa in treno o altro, li portava al rifugio Papa, e al rifugio Papa qualche volta andava su anche Gianni Pieropan, che con parole semplicissime spiegava ai ragazzi di 15-16 anni, 17, la storia del Vesuvio come se l'avesse inventata lui. E quella volta a Valle del Vesuvio ho visto Gianni arrabbiato, l'unica volta. Non vi dico quanti diamine abbia detto, quanti pertinci, e ha sopportato per un poco le parolacce dei cacciatori, perché se avessero realizzato il parco, i primi a risentirne sarebbero stati quelli che andavano a caccia, perché un parco preserva di solito la sua fauna. E io ho sentito i cacciatori inveire così: masci, luomari, ho visto Gianni. Terenzio Sartore sopportava, c'era l'amico Conforto che faceva il suo sorrisetto saggio e filosofico,
ma Gianni pareva che il suo dente d'acciaio mandasse il Giantisi. E poi c'è stato uno che ha detto: oh, Europan, sapienton da gesso, figuratevi. E mi ha guardato e ha detto: cosa capiva? Cosa devo dire? E quando uno ha gridato traditore del Pasubio, allora si è lasciato andare. Io ho scritto, perché voglio ricordarmelo, ha detto: e no, cari, io il Pasubio non l'ho mai tradito e non lo tradisco. Ha già visto tanti massacri la nostra grande montagna e ora deve sopportare i vostri massacri. Io lo conosco meglio di voi, conosco ogni sasso, ogni snargo, ogni nome e ogni vento. Siete voi i profanatori della vostra montagna, siete voi i traditori. E adesso vado via perché mi fate fastidio. L'unica volta che ho sentito Gianni così. Questo libro è stato ristampato con immenso amore. Peccato che non ci sia un appunto sulla giovane montagna. Parallelamente al Clavaltino, al CAI, era sorta nel 14 la giovane montagna. Perché? Era un po' confessionale, cioè era inventata dai sacerdoti, ma per entrare nel CAI, nel Club Alpino, bisognava essere un po' come binotti, presentati da qualcuno che dicesse: sì, questo merita di far parte del sodalizio. E allora hanno inventato la giovane montagna, l'hanno inventata proprio quando è nato Gianni, nel 1914, e lui è stato uno dei più felicemente generosi all'interno della giovane montagna, che ha ancora una buona rivista. È morto uno dei suoi grandi sostenitori, il dottor Padovani di Verona, era un veronese un po' anomalo, perché adesso sapete cos'è diventata Verona. Io penso che se qualora facciano un campo di sterminio o di concentramento, il primo sarò io a andare. E dirò: e c'è anche Gianni Pieropan con me, e me lo porto così nel cuore e nell'anima. Beh, ci voleva un appunto proprio sulla giovane montagna, perché Gianni, specialmente nel tempo del fascismo, quando sono stati eliminati tutte le associazioni, gli scout, l'Azione Cattolica, il CAI, che ha dovuto cambiare nome perché il club non si poteva usare perché era una parola straniera, e la giovane montagna è stata soppressa, e nel 1945 proprio si legge nella sua storia Gianni Pieropan, e proprio nella storia della giovane montagna si dice: il prestigiosissimo Gianni Pieropan ha contribuito alla rinascita della giovane montagna. La giovane montagna è Gianni con quella cacciuita che pareva da colonia alpina o marina. Senso di rendere un po' pubblica la cosa, perché erano 20 anni.
Però eravamo con il Covid, il 25 luglio è anche una data un po' di solito fa caldo. Comunque decidemmo di fare un ricordo un po' meno privato. E allora cercammo di avvisare amici, conoscenti, le varie associazioni care a papà, tipo Giove Montagna, come ha detto adesso Beppi, il CAI, e facciamo un necrologio sul giornale di Vicenza e poi mi premurai di fare due telefonate, una in comune e una all'Accademia Olimpica, perché sono le due istituzioni a cui il papà ha sempre tenuto in modo particolare. Beh, il numero di amici che in quel giorno sfidarono il caldo soffocante, perché era veramente caldo, quel sabato, caldo di sabato anche, di sabato pomeriggio, ci sorprese, ci commosse, perché arrivarono veramente arrivate le persone che non vedevo da anni e anche molto anziane, che non avevano dimenticato papà e volevano ricordarlo. Però la cosa che mi sorprese fu veder comparire il sindaco Francesco Lupo, in veste privata ovviamente, e il professor Gaetano Tiene, presidente dell'Accademia Olimpica, che non conoscevo e ho conosciuto in quell'occasione. Ci sorpresero perché non ci aspettavamo che intendessero partecipare, e invece ci fecero questo onore. Allora il presidente Tiene in quell'occasione mi disse dobbiamo ricordare diversamente, in modo importante, il tuo papà, il sindaco, che era lì presente, asserì di essere d'accordo e stabilimmo di vederci. In effetti dopo l'estate mi incontrai con il professor Tiene in studio all'Accademia e cominciamo a fare qualche discorso su questo ricordo del papà. Allora, in occasione di uno di quegli incontri ebbi un po' l'ardire di proporgli la ristampa di Due Soldi d'Alpinismo. Era da un po' che ci pensavo, l'avevo già fatto scansionare la copia, una delle copie che avevo. Ogni tanto compravo qualche copia che reperivo su internet, perché ogni tanto a cercare qualcosa si trova. Allora magari trovi addirittura la prima versione, quella di 50 anni fa, come diceva Mauro prima, quella azzurrina. Trovi ancora qualcuno che la mette in vendita presso qualche libraio. E se li trovavo lo compravo, perché era una cosa che mi piaceva regalare a qualcuno che magari esprimeva la volontà di conoscere meglio le cose fatte da papà. E quindi lanciai questa idea e incontrai subito l'interesse del professor Tiene. Mi disse: non ti prometto nulla, però ci proviamo. Poi le cose andarono avanti e oggi finalmente il risultato è qui, sotto gli occhi. Ecco, grazie, devo dire grazie a tutte quelle persone che hanno reso possibile concretizzare questa idea. In verità, devo dire grazie, e sono grazie di andare al Comune di Vicenza e all'Accademia Olimpica, ovvero sia quelle due entità per cui il babbo nutriva una profonda stima e riconoscenza. Vicenza era la sua città, l'amava, la rispettava profondamente e non perdeva mai l'occasione per pubblicizzare la sua Vicenza ovunque si trovasse. La cosa era talmente nota ed evidente che nel 1986 l'allora sindaco dottor Antonio Corazzini, che
ancora circola, beh, per Vicenza, che abbiamo il piacere di incontrare ogni tanto in giro per la città, gli concesse l'onorificenza di cittadino benemerito, in cui papà andava fiero, veramente. Poi l'Accademia Olimpica. L'Accademia Olimpica era sempre stata considerata da papà la massima espressione della cultura in senso lato presente nella comunità vicentina. E l'essere stato ammesso in qualità di membro corrispondente sin dal 1973 e poi successivamente promosso al ruolo di membro effettivo era per papà un motivo di grandissimo orgoglio. E ricordo benissimo che a me in quel giorno disse che quel riconoscimento per lui valeva ben più di una laurea ad onore. Credo che l'impegno profuso nei suoi ultimi anni di attività nel ruolo anche di segretario, come era ricordato prima, sia la dimostrazione più evidente di quanto lui credesse in questa storica istituzione. Le persone che mi hanno preceduto hanno ricordato con dovizia e con perizia la qualità dell'impegno di Gianni nella ricerca storica delle vicende della Grande Guerra, del mondo dell'alpinismo, con particolare attenzione alle Prealpi venete. E di questo ti ringrazio. Ora a me spetta un onere e un onore di ricordarlo nella sua veste di genitore, e devo dire, in questi casi è sempre un po' pericoloso, perché c'è il pericolo latente di fare della retorica, e papà questo non lo vorrebbe proprio. Perché, come è stato detto anche prima, era una persona assolutamente limpida, schietta, e la retorica proprio la aborriva e la odiava. Quindi cercherò di essere molto semplice nel suo ricordo, perché lui vorrebbe così. Lui era una persona che, come molti sanno, a cui le vicende della vita avevano tolto di fatto la possibilità di avere un'infanzia e soprattutto un'adolescenza con la serenità che in modo normale ti viene garantita dalla presenza e dall'affetto dei genitori. Lui, come beh, si sa e lo descrive molto bene nel libro che oggi viene ristampato e consegnato, aveva perso prima la mamma, poi papà, era rimasto solo, soletto, non aveva parenti, non aveva praticamente nessuno. E questo ha fatto di lui un genitore speciale. Cioè, lui non ha mai fatto mancare a noi figli la sua discreta presenza e il suo affetto incondizionato. E bisogna anche dire che lui e la mamma Antonia, che è giusto ricordare, formavano una coppia eccezionale, nella quale due caratteri assolutamente diversi si completavano perfettamente, e sicuramente Gianni Pieropani non avrebbe potuto sviluppare le proprie ricerche storiche e alpinistiche e nel contempo assolvere al proprio impegno lavorativo se non avesse potuto contare sul supporto decisivo della moglie nella gestione familiare. Come primogenito ho avuto sicuramente il privilegio di essere da lui iniziato alla montagna e quindi di poter trascorrere con lui molto più tempo rispetto ai miei fratelli. E quindi sono in grado di testimoniarvi di una persona dotata di grandi qualità che metteva puntualmente a disposizione di tutti, e il suo gran numero di amici veri che avevano le più diverse estrazioni sociali ne è di fatto la prova. Papà ha cresciuto noi suoi figli con il sistema più sicuro esistente. Il suo esempio
e questo ha sempre guidato la nostra esistenza, l'educazione con l'esempio. Non credo occorra aggiungere altro. Giorni fa, in un vecchio album di famiglia, ho trovato la foto che vedete proiettata sullo schermo, se Stefano riesce. È stata rovinata, però e non ho avuto ancora il tempo per farla rimettere a posto. Però l'ho voluta portare e proiettare lo stesso perché è emblematica del rapporto che c'era tra lui e me. La foto ha esattamente 70 anni. Io ne avevo nemmeno 3 e manco a dirlo eravamo in montagna, a Campo Tures in Valle Aurina, in occasione di uno di quei soggiorni estivi che lui e i suoi amici chiamavano accantonamenti. Eravamo ancora, avevamo un linguaggio di tipo militare. Era un po' come ricordavamo prima con un amico che ho incontrato oggi qui, dopo 60 anni, che non ci vedevamo, perché tutti e due eravamo bambini, classe mia era 148 assieme, figli di amici che partecipavano, un'altra scelta, chiaramente, a quegli accantonamenti. Lo ricordavamo prima che si chiamavano accantonamenti perché il papà con i suoi amici della giovane montagna prendevano delle case in affitto per un periodo nell'arco dell'estate e ci organizzavano dei soggiorni dove partecipare con la famiglia e gli amici assieme, si divideva un po', cioè faceva in comunità la cucina e poi di giorno le signore con i bambini rimanevano a passeggiare in valle e loro, gli alpinisti, andavano ad arrampicare e andavano a fare le cose più impegnative, poi la sera si rientrava e si stava tutti assieme. Questa era la giovane montagna degli anni 45, dal 45 in poi, dal 50, 55, eccetera. Questa era la giovane montagna. La famiglia, gli amici, gli affetti più cari, la montagna. Questo era il quadro complessivo. Per questo io dico, e lo affermo proprio senza remora, che noi possiamo dire di essere stati dei ragazzi fortunati. Ecco, un'altra cosa che volevo sottolineare, sempre di papà, è che se leggete, ripassate, perché molti di voi lo hanno già detto, il libro che oggi viene ristampato e vi consegnato, le storie che lo riguardano, che lui traccia della sua vita, soprattutto giovanile, erano con molti passaggi in condizioni di grande difficoltà, perché come dicevamo prima rimane senza padre, senza madre, praticamente senza soldi, però non ci trovate mai, mai il pessimismo. Papà era un inguaribile ottimista. Concludo, voglio ringraziare da parte mia, dei miei fratelli, il Comune di Vicenza, la persona del sindaco Francesco Lucco, e del responsabile di attività culturali, l'amico dottor Paolo Passarini, e l'Accademia Olimpica, la persona del presidente che oggi purtroppo non c'è, ma soprattutto il professor Nardello e la dottoressa Vanina, con cui ho avuto il piacere di conversare per arrivare alla pubblicazione di questo libro. La cosa mi è stata particolarmente cara perché c'è stata l'occasione per ricordare un carissimo amico del papà, il dottor Franco Brunello, detto Fofo per tutti, che era un illustre chimico, ma un valente pittore e disegnatore, grande amico di papà, devo dire anche amico mio, che con quei disegni parlanti hanno impreziosito questo libro molto di più di tante fotografie. E voglio concludere infine con un
una piccolissima cosa che ho trovato in questi giorni, ieri, circa lo sviluppo, citava prima l'amico Beppi lo sviluppo e la rovina della montagna e quant'altro. Ho trovato un opuscoletto di papà, lo faccio vedere, sono una ventina di pagine, è una guida di fatto sci alpinistica dell'Alto Piano di Albano. Lui la proponeva per evitare, per sottolineare la bellezza del luogo, eccetera, tutte le cose che ben sappiamo, ma perché si stava affacciando il periodo degli impianti di risalita. Ci sono tutti gli schizzi, e come lui usava a fare, che avete ben presente, dettagliatissima, in altre parti ancora adesso sarebbe superata, però proponeva uno sviluppo diverso dell'attività sciistica per l'altopiano di Asiago. Adesso si sentono usare paroloni quali il turismo sostenibile, la mobilità dolce. Signori, questo librettino qua data 1954. Grazie. Mi manca la chitarra generosa e sapiente del professor Franzina, cantautore, con la sua bella voce di baritono, però voglio aggiungere alle confidenze di prima il canto che Gianni ha intonato quella sera in Vallarsa, sorprendendo tutti con la sua voce medio acuta, che è una voce dal timbro prettamente vicentino. Il timbro vicentino è medio acuto, poi magari ci si muta nel tempo. E ha intonato, ha detto facciamo un canto, e non sapevamo cosa. E lui ha intonato da solo la Cesetta de Transacqua. Perché? Perché amava e ha sempre amato una valle dietro cima d'asta, dove andava a camminare ancora da ragazzo, andava su in bicicletta, e lo dice e lo racconta in questo libro commovente. Cima d'asta dietro a una valle che si chiama la Valle del Vanoi, ed è una valle ombrosa, di gente altissima, strana, che parla una lingua non trentina, non bellunese, non veneta, sono quasi incomprensibili. E lui ha intonato da Cesetta di Transacqua, che si trova vicino a Fiera di Primiero, da dove parte la Valle del Vanoi, che è proprio sconosciuta, e ha dentro un piccolo paese che si chiamava Canal San Bovo o San Bovo. E il canto fa così, sono tre strofe e lui ne ha aggiunta una, però dopo mi ha detto senza cantarla, e fa così: a tu vis la Cesetta de Transacqua, de Transacqua, col cipon de la pala sora e copio, te che io ci carico l'acqua come l'acqua, e i cavei tutti dritti e senza gropi. Oh, lei risponde: mi ho visto la Cesetta de Transacqua, de Transacqua, ma il cimon de la pala non veggerà. Ecco, le
invece Monte era sora e copi bagnati da tant'acqua, da tant'acqua, se speciava una nuvolona nera. E questa terza strofa lui l'ha un poco modificata, perché dice: nella chiesa canta messa al prete, messa al prete, sul cimonte la pala fischia al vento, cosa importa se vuole scarpe rote, scarpe rote. Mi te guardo negli occhi e son contento. Oh, oh, oh. Meraviglioso Gianni. Senza gripare, ma riparti per gripare entrando, no? Bene, grazie a tutti e arrivederci. Grazie.